Saluto a tutti e non nascondo anch'io la mia emozione nel partecipare a quello che è l'ultimo congresso provinciale di Alleanza Nazionale. Chi mi conosce bene sa che non sono mai stato un nostalgico ed anzi, quasi 15 anni fa, prima ancora di Fiuggi, facevamo i campi scuola del Fronte della Gioventù perché ci stava stretto il movimento sociale. E volevamo costruire un movimento politico giovanile e di partito che potesse essere più aperto e in grado di rappresentare meglio tutti gli italiani. E quindi anche quando c'è stata Fiuggi non eravamo impreparati, ma eravamo pronti a quella sfida. Ecco, nonostante questo, vi confesso comunque che non vivo oggi questo momento solamente con entusiasmo e soddisfazione, ma anche con una certa nostalgia. Nostalgia perché a questo simbolo bellissimo che è qui davanti a me, io sono ancora affezionato, è ancora un bellissimo simbolo, è ancora un bellissimo partito e sono convinto che questo sentimento è condiviso da tutti noi. E se i simboli hanno ancora un valore, sicuramente il passaggio dal simbolo del movimento sociale al simbolo di Alleanza Nazionale era mitigato dalla permanenza comunque della fiamma all'interno del simbolo, mentre dal punto di vista estetico il passaggio dal simbolo di AN a quello del PDL è molto più traumatico. E quindi penso che una punta di nostalgia sia comprensibile e anche giusta in tutti noi. Ma se dai simboli passiamo a guardare la sostanza, allora vediamo che le differenze tra Alleanza Nazionale e Forza Italia e gli altri alleati che faranno parte del nuovo partito del centrodestra è molto meno netta. E questo non perché noi e la nostra base ci siamo annacquati in questi anni, nonostante una grande crescita di tutti, ma perché è tutto il popolo del centrodestra che è venuto sulla nostra linea. Sui contenuti è la linea di AN quella che ha vinto e gli italiani lo hanno riconosciuto su tutti i temi fondamentali. Se guardiamo alle nostre battaglie storiche sui temi etici, sui valori, possiamo vedere che anche molto recentemente il Popolo della Libertà assume posizioni molto più nette e coraggiose di quanto non avesse mai fatto prima. Se guardiamo a certe battaglie come quelle sulla sicurezza, sull'immigrazione, che sono battaglie storiche del Movimento Sociale prima e di Alleanza Nazionale poi, quando ancora la Lega non esisteva, vediamo che tutta Forza Italia e tutto il Popolo della Libertà ha le idee chiare anche su questi temi. Se guardiamo altri temi storici nostri, come quello sulla giustizia, su un certo modo di far politica, su un certo modo di garantire agli italiani certezza della pena, allora vediamo che mai oggi nel PDL qualcuno si sognerebbe di ripresentare una proposta per l'indulto nel nuovo Parlamento. Mentre su questo tema, qualche tempo fa, tra Forza Italia e l'Alleanza Nazionale c'erano notevoli differenze. Pensiamo ai temi economici, sui quali noi, nei primi anni 90 e dal 94 in poi, vivevamo con sofferenza un certo fideismo nel mercato e quindi un liberismo interpretato in modo distorto anche da parte dei nostri alleati. E vediamo quanto oggi la crisi economica mondiale ci dia ragione anche su questi temi. E Alberto Giorgetti, più di ogni altro, è testimone e anche protagonista di tutto questo e del ruolo fondamentale che ha lo Stato come punto di riferimento anche sui temi economici e anche sui temi finanziari, è oggi di tutta evidenza. E quindi chi facendo una banale faciloneria liquidava questo atteggiamento come statalismo anni fa, si è capito oggi invece che l'approccio corretto ai temi economici è quello
che abbiamo sempre riconosciuto noi. Insomma, gli italiani e l'evidenza dei fatti è con noi. Il popolo del centrodestra, quello che il 2 dicembre si è riunito tutto assieme, spontaneamente, senza vivere con disagio la compresenza di diverse bandiere che componevano quel popolo, si è ritrovato tutto unito in piazza a Roma per manifestare contro il governo della sinistra ed è pronto a farsi rappresentare da un grande partito. Un partito che già adesso, come diceva Massimo, è un partito di 15 milioni di italiani e dobbiamo essere consapevoli di questa forza e di questa grandezza, perché a volte noi qui sul territorio che subiamo la presenza dell'amico, alleato, ma anche competitore della Lega, non riusciamo sempre a essere consapevoli che noi siamo il partito